Sapevi a cosa andavi incontro e sapevi che non lo avrei accettato. E tu, ti giuro quanto ho penato. Se avessi capito subito quanto ti stava a cuore la cosa, di certo non avrei mai... Bus, vigliacca! Sai raccogliere semi solo a chi semina. Ma alla vita mia ci pensi tu, io? Alonso, io l'ho fatto per il mio bene e lo rifarei. Ah, beh, accomodati pure allora. Se le cose stanno a questo mondo, potrei anche azzardarmi a chiedere il divorzio. Che come sai, tu non puoi far finta di dirmelo quando non lo sai per tu per me. Senza che dirtelo non posso dirmelo, come mai tu? Giacchia, tu... Ah! Oh, ben ti sta, brutto ceffo! E non aspettarti il mio aiuto, sai? La furia dei miei nervi mi ha provocato uno strappo collare. Dammi sostegno, madre! Alonso, non posso e soprattutto non voglio aiutarti. Ma Tension Resolver può. Grazie alla sua formula filoflemmatica, Tension Resolver è ideale per attori alle prese con scene di forte pathos. Elimina la tensione emotiva ed allevia eventuali torcicolli e strappi muscolari dovuti a esasperate torsioni del corpo in scena. Non te lo meriteresti. Grazie, madre. E grazie Tension Resolver. Vogliamo tornare a scannarci, Alonso? No, mamma, fondiamoci nell'amorevole tranquillità che ci è consona. Medico Maceti. Così tu vorresti andare a letto con mia moglie? No, medico Maceti, è sua moglie che vorrebbe venire a letto con me. Dunque, Enzio, mi stai dicendo che non sei tu che vuole andare a letto con mia moglie, ma è mia moglie che vuole venire a letto con te? No, medico Maceti, io non voglio andare a letto con lei, è lei che vuole venire a letto con me. Io? Io non ho nessuna intenzione di venire a letto con te. No, lei sua moglie. Io e mia moglie a letto con te. Ma no, è lei che vuole venire a letto con me, ma io non voglio. Come mai? Cos'è che non ti piace in me? Lei è un vecchio putrido. Quindi non vuoi venire a letto con me? No, non è che non voglio venire a letto con lei. Aha. Ma no, dicevo, è che non voglio andare a letto con sua moglie. Quindi vuoi venire a letto con me? Beh, così, su due peli. D'accordo. Senta, medico, sono venuto a farmi visitare perché ho degli sporadici attacchi di colera. Ah, quindi lei soffre di colera intermittenza? Purtroppo sì. Eppure non si direbbe, lei è così profumo. Bah! Ma che cos'è questo tanfo mefitico? Ha visto, medico? È terribile. Bah! Non lo so, Giacchia, non so cosa mi prende. È un periodo difficile. Non sei più quello di una volta, Alonso. È inutile negarlo. Giacchia, credimi, io resto sempre il tuo amato figlio amante. A volte posso comportarmi in modo strano, ma in fondo... No, Alonso, il tuo comportamento mi turba. E in effetti, anch'io stento a riconoscermi. Giacchia, i tempi passano. E anche tu, sebbene bella, mi appari un'anitra. Parla per te, ragno secco! I tuoi toni mi deludono, Giacchia. Come puoi apostrofarmi in questo modo, anitra? Ti dico che ti trovo diverso. Sarà per via di quel tuo nuovo naso. Ma in realtà questo è il mio vecchio naso. Il medico Maceti è riuscito a recuperarlo dal dorso dell'alligatore, poco prima che ne facessero una borsetta da passeggio. Forse hai ragione. La verità è che mi ero affezionata a quell'orrenda protesi.
ti rendeva più attraente. Se vuoi, all'occorrenza posso indossarla. Oh, mettitela ora. Eccomi a te, amore. Oh, wow, wow! Sei un tigre baffuto! Oh, wow. Oh, mi dai l'amore! Sì. Oh. Tigro, tigro! Oh. Allora, medico Macete, mi vuole spiegare di che si tratta? Credo che sia l'interazione tra i suoi vestiti e il suo corpo a provocare l'intermittenza colerica. Per guarire dovrà rimanere completamente nudo. Non c'è problema. Con il mio corpo nudo ci lavoro. Che lavoro fa? Faccio l'amante a domicilio. E che cosa ne dici di uno straordinario? No problem, baby. Woo!